per sfatare un luogo comune che era l'esistenza, è stata fatta solo in alcune regioni alla quale hanno partecipato solo alcuni italiani. Il contributo dei meridionali, oltre 7.000, dimostra che questo è stato, la resistenza è stata un fatto nazionale come tutti gli altri momenti del nostro paese, un momento importante per riflettere sulla storia recente del nostro passato. Al Teatro Carignano di Torino il convegno nazionale Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945, promosso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Migliaia di giovani provenienti dalle regioni del Sud Italia hanno partecipato alle vicende della resistenza piemontese con ruoli diversi. Alle loro storie, poco conosciute, è stato dedicato il convegno e la ricerca che porta lo stesso titolo. Io credo che questa iniziativa sia davvero un'iniziativa molto importante, collocata anche nel momento giusto in cui vive questo paese, quindi io voglio ringraziare il Consiglio regionale, le istituzioni e chi ha fatto e voluto questa ricerca. Io credo che indagare meglio e pienamente di chi e come ha partecipato alla nostra resistenza nazionale che ci ha liberato dal nazifascismo, ci ha creato la libertà di questo paese, la democrazia, sia un atto dovuto, un atto importante che restituisce anche all'unità d'Italia il suo pieno valore. E in un momento come questo ne abbiamo tanto bisogno.